Allora, Lucrezia Ricchiuti, la testimonianza della politica, la politica della testimonianza. Lei ci ha raccontato dell'esperienza di Desio, le chiediamo come questa esperienza potrà, quando meglio, potrà diventare metafora per gli altri comuni e per gli altri piccoli paesi. Della Brianza, se parla. Purtroppo io sono abbastanza pessimista, nel senso che noi abbiamo vinto le elezioni e quindi vogliamo completamente cambiare registro e quindi rientrare nella legalità nel rispetto delle regole. Purtroppo il problema dell'infiltrazione, della pervasività dell''ndrangheta non è molto sentito in Brianza, quindi non c'è molta rispondenza negli altri. Non abbiamo trovato rispondenza negli altri sindaci della nostra provincia, quindi è un lavoro che noi vogliamo fare, cioè noi diventare noi protagonisti affinché gli altri si rendano conto che questo non è un problema di qualche comune, ma è un problema di tutta la provincia, e poi Lombardo, abbiamo sentito, insomma, del nord in generale. Però tutti tendono a minimizzare, a dire vabbè, ma da me non è successo niente, non c'era locale di 'ndrangheta e quindi è un problema che non mi riguarda. Sappiamo che non è così. E quindi è difficile però convincere questi amministratori, i sindaci di questi comuni invece a porsi il problema e a non metterlo sotto il tappeto, insomma. Cosa può fare la società civile, associazioni come Libera, per aiutare gli amministratori, spesso in buona fede, a comprendere quello che anche oggi abbiamo ascoltato, cioè che il problema delle mafie è un problema strutturale che riguarda effettivamente tutti i territori e chiunque abbia responsabilità politiche se ne deve occupare? Credo che Libera, con l'associazione Libera, sia fondamentale, perché siccome il problema delle mafie non è né un problema né di sinistra né di destra, quindi sappiamo che la mafia fa e utilizza i politici di qualsiasi colore, il fatto invece di Libera che sia un'associazione indipendente è fondamentale proprio per fare in modo che la società civile si risvegli dal torpore in cui è. E quindi io ci credo molto nell'associazione. Adesso Monza e Brianza è nata da poco, la Libera, però infatti abbiamo contatti, noi vogliamo utilizzare proprio questa, utilizzare un po' un termine brutto, però affidarci a Libera per tutta una serie di iniziative e proprio per il risveglio della società civile, come dicevi tu, anche perché è un'associazione apartitica e quindi non vogliamo che poi venga strumentalizzata, no? La gente pensi che noi strumentalizziamo il problema dell''ndrangheta a fini politici, che è quello che io non voglio fare, noi non vogliamo fare nel modo più assoluto, perché ripeto, io sono del centro-sinistra, sono del PD, però l''ndrangheta c'è nel mio partito, ci sono in tutti i partiti, quindi non è un problema di destra o sinistra, ma è un problema appunto che va al di sopra della politica, ecco.